bilancio della prima settimana di Bergamo Scienze è un bilancio positivo. Abbiamo avuto tanta gente che è venuta a frequentare i nostri seminari, i laboratori, le occasioni di incontro e anche le occasioni ludiche, gli spettacoli la sera. Bergamo Scienze offre sempre uno spettro ampio di riflessione culturale, alla portata di tutti, ma nel rispetto e nel rigore della scienza. E devo dire che anche quest'anno abbiamo avuto grandi relatori, grandi riflessioni. Mi piace ricordare per esempio questa giornata di medicina molto diversa dal solito, in cui si è parlato di rapporto medico-paziente, di possibilità di migliorare le cure, di migliorare soprattutto la comprensione dell'efficacia della cura da parte dei cittadini, un approccio molto diverso rispetto al tradizionale, una bellissima relazione sull'effetto placebo, mi piace ricordare anche una bellissima lezione di genetica sull'epigenetica, cioè quello che cambia e condiziona il nostro essere al di là di quello che dicono i geni. Una Bergamo Scienze particolarmente ricca mi è sembrata, molto partecipata e molto bella. Il 20 chiudiamo il festival con una giornata che è domenica sul cibo. È una riflessione incrociata di scienza e cibo molto ampia. Partiamo da una riflessione certamente scientifica ma anche politica sulla distribuzione della fame e del cibo nel mondo, la divisione fra i popoli che mangiano e quelli che non mangiano e dove sono queste situazioni. E poi passiamo a una riflessione sulla genetica del cibo. Per esempio è bello scoprire che dentro l'uva sono rimaste le tracce di tutti i passaggi dell'uva nei popoli diversi, nelle storie, nei tempi diversi che l'hanno caratterizzata. C'è poi una riflessione sulla storia della domesticazione delle piante che ha condizionato la storia di Sapiens e viceversa, passando attraverso un sito mesopotamico in Turchia in cui c'è stato il primo insediamento umano che ha coltivato la pianta. E poi c'è una riflessione ancora sul cibo come fonte di energia, quindi sull'uso dei terreni per produrre cibo che viene utilizzato per energia, e poi c'è una riflessione sul cibo del futuro addirittura, dove ci proviamo a divertirvi immaginandoci quale potrà essere il cibo degli astronauti o il cibo di quando andremo nello spazio. E tutto questo in una giornata che, come sempre, come nella tradizione di Bergamo Scienza, intreccia la scienza, il divertimento, la riflessione, la serietà della scienza, del rigore scientifico, ma anche la passione e l'interesse. E mi piace anche ricordare una tavola rotonda su Darwin e il cibo, cioè una tavola rotonda che dice qual è stato l'impatto del cibo sull'evoluzione, come ha cambiato la forza della selezione e viceversa. L'appuntamento quindi è confermato tutta domenica 20, dalla mattina alla sera, di Bergamo Scienze in chiusura. Vi aspettiamo tutti.